27esima edizione del concorso Piccoli Scrittori Premio De Filippo. Su un tema dato quest'anno era oltre il guscio del superfluo, l'essenziale. Gli alunni delle classi quinte delle scuole elementari di Quarto, pubbliche e private, hanno prodotto testi e lavori di vario genere, valutati poi dagli alunni della Gobetti De Filippo, decretando i vincitori. 27esima edizione del premio De Filippo Piccoli Scrittori, qual è la tematica di quest'anno? La tematica di quest'anno è oltre il guscio del superfluo, l'essenziale. Quindi tutti i bambini delle quinte elementari del territorio di Quarto sono stati chiamati a esprimersi su questa tematica, che abbiamo ritenuto opportuna, anche perché effettivamente certe volte ci vediamo sommersi da tante cose che poi alla fine si rivelano inutili. E quindi abbiamo invitato i bambini a riflettere su cosa sia veramente importante nella loro vita, e si sono espressi attraverso disegni, poesie, lavori multimediali o testi in prosa. E devo dire, poi i nostri giurati, che sono gli alunni della Gobetti De Filippo, hanno avuto, come ogni anno, difficoltà a decretare i vincitori e selezionare i premi migliori. È stato difficile mettere su questo spettacolo, professoressa? Sì, è abbastanza complesso. Diciamo che il concorso si comincia a lavorare per il concorso fin da settembre, in realtà, con i collegamenti sul territorio, con le varie scuole elementari, attraverso la ricerca degli sponsor, e quindi il nostro è un lavoro di raccordo proprio, va bene, fondamentale. Poi, andando avanti nel tempo, quando arrivano fondamentalmente i lavori dei ragazzi, noi li distribuiamo agli alunni della Gobetti De Filippo, quindi sono i nostri piccoli alunni che sono i giurati, no? Che decretano i vincitori, e soltanto poi successivamente mettiamo su questa che è la manifestazione finale di un lavoro che comunque dura parecchi mesi. E nell'ambito di questa manifestazione noi abbiamo un concorso nel concorso, diciamo, il premio Locandina, che consiste nel far disegnare proprio la locandina della tematica in questione. Questo però è un concorso riservato agli alunni della Gobetti De Filippo. E quindi questa sera ci sarà anche la vincitrice, insomma verrà decretata anche la vincitrice del premio Locandina, che è appunto la ragazza che ha realizzato poi la locandina della manifestazione di quest'anno. 27esima edizione del premio De Filippo Piccoli Scrittori, preside, un grande motivo di vanto per il suo istituto. Sì, è un appuntamento annuale che dura appunto da 27 anni, quindi è un progetto di cui siamo veramente fieri, anche perché è un progetto, come ho spiegato prima sul palco, che accoglie tante diverse figure, da quelle istituzionali alle scuole, alle attività commerciali, e quindi ogni anno ci rivediamo sempre qui, ed è un momento di gioia dove i protagonisti sono i ragazzi, sia quelli in platea che hanno partecipato al concorso, sia quelli sul palcoscenico, che ci allietano in questa mattinata.